deve essere K. È K? Sì, è K, è andato a Milano. Ha detto di andare avanti che ci raggiunge. Sì, ha detto sì, esattamente. Qua abbiamo uno. Oddio caro, andiamo qua. Cosa stai facendo? Memo, è bello fare la ripresa, guarda cosa guarda il cantante, guardalo lì. Peccato che sia un po' sbiadita l'immagine. Però vai, se vai vicino con la telecamera, forse prendi. Adesso qui invece abbiamo la mente, il genio del gruppo, adesso inquadriamo. Faccio la faccia seria. Quello che hai i neuroni da corsa, fammi vedere, sei bellissimo. Fammi vedere. Fammi un'altra espressione intelligente. Facciamo un'intervista. Dunque, il tuo bassista dov'è secondo te? Fa colazione al bar Tiffany. Ah, bello, sì, bello. Il parco, sta sì. Mangiando. E in mezzo al noblesse, noblesse, è vero? Sta col cicciolo e due birini, si sta facendo sì. A colazione per essere carburato e rodato quando arriva nel pomeriggio. E non mangia il pesce per il fosforo. Atrofizzato. Potresti riprendere anche il nostro fonico per favore. Ma io sto riprendendo un po' tutto perché insomma se dobbiamo poi mandarla alla BBC. Non stai riprendendo una sigla. No, ecco il nostro fonico che è molto. È una persona molto. Grande Carlo. Il grande Carlo che è una persona che ha uno stile impeccabile, ci sopporta. Vagamente assomiglia a un batterista di un complesso famoso inglese. Ringo Starr mi sembra, sì. Qui invece abbiamo uno dei giovani allievi che sta facendo uno stage. Infatti sta guardando video di però ho visto che lavora poco, ieri non faceva quasi un cazzo, come mai? Bene, va bene, basta. Sound check. Ho scritto Tavor sulla sabbia. La storia inizia così, che una sera io e Betta andiamo al locale, al Puro, mi sento suonare come al solito Amos divinamente con gli altri ragazzi e mi viene in mente di provare a non perdere questa musica stupenda incidendo un CD.